Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questa nuova puntata di VRC 5. Oggi siamo nella 25esima puntata. Come vedete, non ho deciso di concluderlo perché è un po' che non gioco, per cui ho detto, ma riproviamo. Vedo che abbiamo la macchina distrutta, proviamo. Ok. Facciamo così, ragazzi. Facciamo menu principale. Dato che abbiamo fatto solo le due puntate, prime due puntate. Facciamo carriera. Continua. Ah, mi fa ricominciare direttamente da qua. Rinunciamola perché è impossibile farla così. A me dispiace fare tutte queste rinunce, ma ragazzi, più di così non posso fare. Se la macchina fa così, andate qua che schifo, non me la fa neanche un po' riparare. Proviamo ad andare via così. Proseguiamo. Oggi, adesso non so cosa faremo, se ne faremo una, ne faremo due, non ne ho la più pallida idea. Dipende dalla lunghezza, proviamo. Non abbiamo neanche il navigatore. Sì. Allora, non iniziamo bene, direi che una buona cosa potrebbe essere ricominciare. Ma che cavolo? Qui ragazzi è colpa o delle ruote o delle sospensioni, perché si vede che va proprio fuori di tanto tanto. Ogni curva, cioè non abbiamo più di ruote, almeno le ruote potete cambiarmele, no? Dobbiamo cercare di non distruggerla troppo per non penalizzarci ancora una volta nell'aggiustarla la prossima volta. Non frena. Non so se i freni sono indicati negli ammortizzatori, nelle ruote, dove, ma comunque tutto lì rosso che lampeggia e non frena, zero. Non so se siamo ai livelli di quella puntata là dove eravamo tutti in discesa, mi sembra anche sulla neve non frenasse, ma davvero frena davvero poco. E non si tiene sulla strada. Andavo tanto bene in questo gioco, tutto a tempo, boh, non so perché, è andato tutto a rotoli praticamente. Tra l'altro questa tappa è anche lunga. Aiuto! Mamma mia! C'erano i pilastrini lì, quelli di cemento. No, comunque, sembra di guidare sul ghiaccio. Ghiaccio, non neve, ghiaccio. Nel vero senso della parola, perché non sterza, guardate. Non frena. Andare va perlomeno, tirare tira. Secondo me il motore ce l'hanno messo nuovo. Ragazzi, voi lo state vedendo anche voi che faccio schifo, ma sì, vabbè, l'unica curva che ho fatto decente, mi hanno dato la penalità. Ok, rifacciamola. Rifacciamolo, detto. No, l'avevo appena cominciato, non mi dire. No, forse no. Ah, non frena. Ragazzi, io non so, io sono andato. Ma vai a quel paese. Peggio di prima. Non c'è neanche il navigatore che ci dice le curve. Sì, comunque questa qui mi sembra una strada nuova. Per cui io ho mandato a quel paese il flashback lì. Perché si vede che aveva appena passato il coso, a quanto pare. Non ne ho la più pallida idea. Sì, di qua non usciamo più adesso in terza. Sì. Fortuna che abbiamo un 4x4. Ah no, eccola qua. Ecco di nuovo. Ma quella pietra lì proprio. Non sarò l'unico che l'avrà maledetta,
ora posso anche usare il frenamano un po' in curva. Tanto le marce non me le cambio più. Sono solo in terza. Che salti. Sì ragazzi, senza navigatore è davvero una cosa impossibile da fare secondo me. Cioè impossibile no, ma andare forte senza il navigatore. Così un po'... Basti, dai. Un po' alla cieca. Dai, tirami fuori, su. Volkswagen. Non so se abbiamo fatto... sbagliato a prendere la macchina, a prendere il team, non so... Niente, ma comunque questi rally ragazzi non vanno e basta. Non starta più? Rientriamo. Tornassi indietro non riprenderei più questa macchina. Cioè, mi sono trovato male fin da subito che non frenava. Fin da subito non sterzava bene come, come la volevo io. Che poi... il pilota, la macchina deve soddisfare il pilota, perché se il pilota non si trova con la macchina allora può anche evitare di far rally, perché se c'è già la fine che può fare la mia fine, ecco, in questo caso evitiamo di evitare almeno il cartello. Se voglio fare le curve bene mi devo prendere per tempo e iniziare a sterzare tipo così, vedete? Me la faccio partire un po' dietro, ok. Abbiamo concluso male in seconda posizione. Ah, ancora questo. Dimmi che è corto, 2 km. 3. 3,32, vabbè dai, ci può stare. Terza. Era in prima? No, terza. Ah, ma è lo stesso di prima? No, è diverso. Giusto come frena, io sono partita a bomba. Cioè ragazzi, non... sì, dai, non so cosa spero di fare ricominciando comunque. Almeno mettiamoci la marcia. La macchina proprio do... certo, io sapete che non do le colpe in genere alla macchina, anche con l'altro, che a volte facevo di quelle cavolate assurde, ma qui secondo me è proprio colpa della macchina, perché adesso vabbè, oramai è inguidabile la macchina, lo vedete anche voi, ma subito da quando l'ho presa non frenava, come vi ho detto prima, non sterzava. Questa macchina è uscita male con la DS3, cos'era? Sì, una DS3. Mi trovavo tanto bene. Non aveva potenza, ma quella che ci davano qui era più potente. Io ho preso la Fiesta e ho detto cambiamo. Come dire, cambiamo marca, modello, tutto. Marca perché modello. Se cambi la marca cambia anche il modello. Cosa mi ha fermato? Una preghiera mi ha fermato. E io ragazzi non mi sono mai trovato con queste così male, perché qui in teoria dovremmo essere categoria WRC2, o non mi sembra di essere ancora in Junior WRC o JWRC. Qua dove dovrebbe portarmi in strada non mi ci porta, ma mi sembra anche giusto. Io ho provato a fare come rally rap, tappa rapida, una cosa del genere, e non va così. Buonanotte. Non va così la macchina, cioè così è tanto peggiore, anche da quando l'avevo presa nuova. Cioè in confronto è un altro mondo proprio. Proprio perfetta, io la trovavo miglior macchina, la Fiesta, perché ho provato. Sì, dove sono andato? Abbiamo forse anche fuso il motore, per cui ci conviene restartare. Frena Ugo. Dag. Dai, finita questa giornata possiamo riparare un pochino la macchina. Un pochino, non tutta.
perché tutta non ci credo neanche se lo vedo come la fa riparare. Cioè, guardate, cosa abbiamo di verde? Il motore. Basta. Persino i paraurti abbiamo rossi. Ma comunque le componenti essenziali, diciamo, sono tutte rosse. Il motore è l'unico che si salva. Se no, cosa abbiamo di verde? Il motore che non è neanche tutto questo verde, quindi non ha neanche preso così bene. Comunque lo sterzo è rosso, che lampeggia, per cui è andato praticamente. Il cambio pure, le gomme anche. Grazie. Cos'è? Gli ammortizzatori anche. Ah, concludiamo. Proprio anche qui non so quanto abbiamo fatto schifo, quindi. Ragazzi, io non ci ho pensato a vedere la classifica del rally lì, del campionato, cos'è? Power stage, ripariamo il riparabile. Quanto dura? 2,81 km? Vediamo quanto abbiamo fatto. No, beh, dai, per tenerci più o meno sulle altre cifre, direi che ci fermiamo qui. Nella prossima faremo il power stage e vediamo un po' di cercare qualche configurazione per modificare la macchina. Da bene, è tutto. Ciao a tutti.